stati, tra le diverse regioni e aree degli stati, con loro diverso livello di sviluppo economico-sociale. Quello che nell'ideologia tedesca, nel manifesto del Partito Comunista del Capitale, Marx ed Engels rappresentano principalmente in termini di sequenza storica dei diversi modi di produzione, schiavistico, feudale, borghese, con le transizioni dall'uno all'altro e le transizioni interne a ciascun modo di produzione, ad esempio il passaggio all'interno del modo di produzione capitalistico, dalla sussunzione formale a quella reale del lavoro al capitale, la relazione centro-periferia lo rappresenta nella contemporaneità di uno spazio attraversato da contraddizioni, uno spazio mondo unificato dall'affermarsi del modo di produzione capitalistico con la illimitata fame di plusvalore iscritta nel suo DNA. La globalizzazione, tra virgolette, è già nel manifesto del 1848. Quando pensiamo in termini di centro-periferia, non possiamo lasciare di pensare in come si distribuisce e come interagisce lo spazio, le relazioni entre gli uomini, entre gli stati, entre le diverse regioni e aree di status, e con il suo differente livello di sviluppo economico e sociale. Una ideologia, che na ideologia alemã, no manifesto do Partido Comunista, no Capital, Marx e Engels, representam principalmente em termos de sequência histórica dos diferentes modos de produção, escravo, feudal, burguês, as transições de um para o outro e as transições internas a cada modo de produção, por exemplo, a passagem no interior do modo de produção capitalístico, da subsunção formal à subsunção real do trabalho ao capital, a relação centro-periferia o representa na contemporaneidade de um espaço atravessado por contradições, um espaço mundo unificado pela afirmação do modo de produção capitalista, com a ilimitada fome de mais-valia inscrita no seu DNA. A globalização, de fato, está já presente no manifesto de 1848. Le metafore spaziali di centro-periferia nord-sud implicano la coesistenza contraddittoria di diversi modi di produzione e dei diversi gradi di sviluppo di essi. Affrontano in termini di spazio ciò che Marx affrontava principalmente in termini di storia-tempo. La relazione centro-periferie consente di pensare in termini di contemporaneità spaziale ciò che è il prodotto di un processo storico, lo sviluppo ineguale. As metáforas espaciais de centro-periferia, norte-sul, comportam a coexistência contraditória de diversos modos de produção e de diversos graus de desenvolvimento deles. Enfrentam em termos de espaço o que Marx enfrentava principalmente em termos de história-tempo. A relação centro-periferias permite de pensar em termos de contemporaneidade espacial o que é o produto de um processo histórico, desenvolvimento desigual. Nell'abstract che ho inviato, avevo scritto che, virgolette, Gramsci scrive la distinzione tra paesi più o meno capitalisticamente avanzati in un rapporto centro-periferia che articola il sistema capitalistico mondiale in una relazione di dipendenza-subordinazione dei paesi di capitalismo periferico rispetto ai capitalismi centrali. Devo correggere questo punto. La relazione centro-periferia, lì dove Gramsci ne parla esplicitamente, ed è in un solo punto, si colloca su un piano diverso rispetto alla polarità dominio-dipendenza o sfruttatore-sfruttato. In altri termini, in Gramsci, periferia non è un altro nome per indicare il sud rispetto al nord, o la colonia rispetto alla metropoli, o le campagne rispetto alla città.
il sud inteso come area subordinata e sfruttata dal nord imperialista, il cui sviluppo determina il sottosviluppo, non è la periferia del nord, così come i paesi colonizzati non sono la periferia delle metropoli. Tinha escrito que, aspas, Gramsci inscreve a distinção entre países mais ou menos capitalisticamente avançados em uma relação centro-periferia, que articula o sistema capitalista mundial numa relação de dependência e subordinação dos países de capitalismo periférico em relação aos capitalismos centrais. Devo corrigir esse ponto. A relação centro-periferia, aonde Gramsci fala explicitamente disso, se coloca em um patamar diferente em relação à polaridade domínio-dependência, ou explorado. Em outros termos, em Gramsci, periferia não é um outro nome para indicar o sul em relação ao norte, ou a colônia em relação à metrópole, ou o campo em relação à cidade. O sul, entendido como área subordinada e explorada pelo norte imperialista, cujo desenvolvimento determina o subdesenvolvimento do sul, não é a periferia do norte, assim como os países colonizados não são a periferia das metrópoles. La relazione centro-periferia, pur implicando un rapporto non egalitario, pur implicando una gerarchia in cui l'uno figura come principale rispetto all'altra, che è secondaria, più debole, marginale, non comporta necessariamente una polarità antagonistica, quale invece una relazione di dominio-dipendenza. Il rapporto tra imperialismo e popoli oppressi, tra capitale e lavoro, tra borghesi e proletari. Le due coppie categoriali, centro-periferia e nord-sud, si collocano su piani diversi. La periferia partecipa anch'essa al saccheggio del sud, ma non ha un ruolo decisivo e decisore. È in secondo piano, è un capitalismo meno sviluppato, è l'anello debole della catena imperialista. La relazione centro-periferia, embora remeta a una relazione non igualitaria, una hierarchia, in cui il primo termo aparece come principale in relazione ao outro, che è secondario, mais fraco, marginal, non comporta necessariamente una polarità antagonista, come è, pelo contrario, una relazione di dominação e dependência. A relazione entre imperialismo e povos oprimidos, entre capital e trabalho, entre burgueses e proletários. Os dois pares categoriais, centro-periferia e norte-sul, se colocam sobre planos diferentes. A periferia participa, ela também, do saque do sul, mas não tem um papel decisivo e fica em um segundo plano. É um capitalismo menos desenvolvido, é o elo fraco da cadeia imperialista. Si potrebbe così azzardare la seguente definizione di queste coordinate metafore del mondo. La relazione nord-sud, cioè imperialismo, popoli oppressi e sfruttati, è costitutivamente antagonistica. Quella centro-periferie non implica necessariamente, costitutivamente, nella sua essenza, rapporti antagonistici. Queste due metafore spaziali ci portano al problema di una mappatura del mondo dal punto di vista del sistema economico-sociale, del modo di produzione e delle relazioni reciproche tra i diversi tipi di paesi. Con la contraddizione principale capitale-lavoro del mondo capitalista interagisce la relazione tra paesi diversi nella mappa globale del pianeta.
comprendere come si collochino queste relazioni e come interagiscano con i rapporti di classe è fondamentale. Si potrebbe arriscare la seguente definizione das coordenate del mondo: relazione nord-sud, che vuol dire imperialismo, povos, oprimidos e esplorados, è costitutivamente antagonica. As di centro-periferia non implica necessariamente costitutivamente, na sua essência, relações antagônicas. Essas duas metáforas espaciais nos levam ao problema de um mapeamento do mundo do ponto de vista do sistema econômico-social, do mundo de produção e das relações recíprocas entre os diversos tipos de países. Com a contradição principal capital-trabalho do mundo capitalista, interage a relação entre países diferentes no mapa global do planeta. Compreender assim como se coloquem essas relações e como interagem as relações de classe é fundamental. Bem, passiamo ora a um ponto em Gramsci, o lema periferie nei testi de Gramsci. Stamattina scherzavo con Guido Lipoli, che è il curatore insieme con Pasquale Vozza del dizionario gramsciano, osservando che in esso era assente la voce periferia. E lui giustamente mi ha risposto che propriamente nei quaderni del carcere non ricorre il lemma periferia, ovviamente nel senso della metafora spaziale che indica in correlazione col centro un rapporto economico, sociale o politico tra paesi e gruppi sociali o gruppi sociali. La voce periferia è assente anche nell'indice tematico dell'edizione critica dei quaderni di Valentino Gerratani. Oggi di mattina brincavo con Guido Liguori, che è l'organizzatore, giunto con Pasquale Vozza, un dizionario gramsciano, e osservava che in dizionario stava ausente o verbete periferia. E Liguori mi risponde che, na verdade, nos cadernos do cárcere non aparece o termo periferia, naturalmente no sentido da metáfora espacial que indica em correlação com o centro uma relação econômica, social ou política entre países ou grupos sociais. O verbete periferia está também ausente no índice temático da edição crítica de Gerratani. Per di più, ma prendiamolo come una curiosità filologica, Gramsci, in un suo articolo giovanile del gennaio 17, mette in discussione l'adeguatezza della coppia centro-periferia, contrapponendole quella di borghesi e proletari. Dice, scrive, esiste la città nel suo complesso, non il centro e la periferia. In questa città esistono due classi di cittadini, proletari e borghesi, e non centrali e periferici. Esistono degli interessi unitari, siano essi borghesi o siano proletari, ma non degli interessi centrali e periferici. Si sta riferendo, diciamo, a un gruppo di consiglieri comunali i quali avanzavano le proposte della... si facevano paladini, insomma, degli interessi della periferia rispetto al centro. È un testo giovanile dell'Avanti del gennaio 17. Un testo juvenile di scritto nella rivista Avanti di 1917. Gramsci, num artigo, nesse artigo, coloca em discussão a adequação do par centro-periferia, contrapondo a ela a de burgueses e proletários, abre aspas. Existe a cidade no seu conjunto, não no centro e a periferia. E nesta cidade existem duas classes de cidadãos, proletários e burgueses, e não centrais e periféricos. Existem interesses unitários, sejam eles burgueses ou proletários, mas não interesses centrais e periféricos.
Bene, il testo più importante di tutta la produzione precarceraria Crunchyroll, o anche l'unico, possiamo dire, in cui il lemma periferia ricorre in termini propri, come metafora spaziale, economico-sociale e anche geopolitica, è quello che Gramsci sottopose a discussione preliminare, prima di svolgerlo come relazione, alla riunione del comitato direttivo del Partito Comunista Italiano del 2-3 agosto 1926, chiamato Un esame della situazione italiana. È un testo di particolare interesse sotto diversi aspetti, all'analisi del quale dedicherò una parte rilevante di questa relazione. Un testo più importante di tutta la produzione precarceraria di Gramsci, che il termine periferia apparisce come metafora spaziale, economico, sociale e anche geopolitica, e a quelli in cui Gramsci scommetteva la discussione preliminare antes di enfrentarlo e desenvolverlo come esposizione, a riunione del comitê direttivo del Partito Comunista da Italia 2-3 di agosto di 26, intitolato Un esame da situazione italiana. Trattasi di un testo di particolare interesse per diverse ragioni e a cuja análise vamos dedicar una parte significativa della nostra presentazione. In tutti gli altri testi in cui ricorre, il lemma periferia, periferico, non assume rilevanza per il discorso che qui ci interessa, il modo in cui Gramsci si rappresenta il quadro del mondo. Il termine è usato anche in senso metaforico oltre che letterale, o spesso per indicare il rapporto interno al partito tra centro e quadri, posizioni territoriali periferiche. Tema quest'ultimo che può aprire un'interessante finestra sul modo in cui Gramsci concepisce il partito e il centralismo democratico e organico contrapposto a quello burocratico, ma che esula dal tema che qui ci siamo proposti. In tutti i altri testi in cui appare il termine periferia o periferico non assume una importanza per il nostro assunto che ci interessa qui. Il termine è usato anche in senso metaforico, a mente letterale, o molte volte per indicare la relazione interna del partito entre centro e quadro o sezioni territoriali periferiche. Il tema è questo ultimo che può aprire una interessante janela sobre il modo per il quale Gramsci conserve partito e il centralismo democratico e organico, contrapposto al burocratico, ma che si distanzia dal tema che qui stiamo proponendo. Per una corretta comprensione di questo testo è opportuno contestualizzarlo. Esso è diviso in due parti, l'una sulla situazione italiana, che viene pubblicato 2 anni dopo sullo Stato operaio, l'altra su quella internazionale, che sarà pubblicata soltanto nel 1967 sulla rivista Rinascita, nel 30° anniversario della morte di Gramsci. Sia per il titolo, Un esame della situazione italiana, che per l'organizzazione interna del testo e il peso specifico delle due parti, la relazione di Gramsci ruota essenzialmente intorno alla questione italiana, alla possibilità di un mutamento di tattica in una fase mutata. È una relazione politica volta esplicitamente a trarre indicazioni di lavoro politico dall'analisi della situazione. La seconda parte, quella che ci interessa per la relazione centro-periferie, non è volta ad analizzare l'intero quadro mondiale, ma ad evidenziarne e sottolinearne quegli aspetti che possono rivelarsi funzionali all'analisi della situazione italiana e alle lezioni politiche da trarne. Si potrebbe dire che la seconda parte svolge una funzione ancillare, dipendente, rispetto alla prima. Per una corretta comprensione del testo è necessario contestualizzarlo. Il testo è stato dividito in 2 parti, una sulla situazione italiana, che è stata pubblicata nel Stato Operario di
28. E a outra sobre a situação internacional, publicada em 67 na revista Rinascita, do 30º aniversário, no 30º aniversário da morte de Gramsci. Seja pelo título ou um exame da situação italiana, como pela organização interna do texto e o peso específico das duas partes, a explanação de Gramsci gira essencialmente em torno da questão italiana, da possibilidade de uma mudança de tática numa fase também mudada. Trata-se de uma relação política direta explicitamente a extrair indicações de trabalho político da análise da situação. A segunda parte, aquela que nos interessa para apresentar para a relação centro-periféricas, está direta, está voltada a analisar o inteiro quadro mundial. Voltada a analisar o inteiro quadro mundial, mas a evidenciar e sublinhar aqueles aspectos que podem aparecer funcionais à análise da situação italiana e as lições políticas que se podem tirar disso. Se poderia dizer que a segunda parte desenvolva uma função auxiliar em relação à primeira. Gramsci apre la questione di un possibile mutamento di analisi e quindi di conseguente strategia politica rispetto ai paesi capitalistici, anche diversa rispetto ai risultati sin qui acquisiti dal movimento comunista internazionale. E in effetti la mappa del mondo capitalistico che egli molto schematicamente tratteggia non coincide totalmente con quella disegnata dall'internazionale comunista, o almeno non coincide esplicitamente. È qui che introduce la metafora spaziale della periferia e la categoria di Stato a capitalismo periferico. Egli distingue due gruppi di Stati capitalistici, ognuno rappresentante di un determinato campo. Gramsci apre così a questione di una possibile mudanza di analisi e portando di conseguenze strategiche e politiche dei paesi capitalisti. Também em relação aos resultados até então adquiridos no movimento comunista internacional. E, de fato, o mapa do mundo capitalista, que ele muito esquematicamente esboça, não coincide totalmente com o que está delineado pela primeira internacional, ou pelo menos não coincide explicitamente. E aqui ele introduz a metáfora espacial da periferia e a categoria de Estado de capitalismo periférico. Ele distingue dois grupos de Estados capitalistas, cada um representante de um determinado campo. Sim, falando de Comintern. Scrive Gramsci, il problema da porre mi pare debba essere questo: nel campo internazionale ciò significa praticamente due cose. Uno, nel campo di quel gruppo di stati capitalistici che sono la chiave di volta del sistema borghese, due, nel campo di quegli stati che rappresentano come la periferia del mondo capitalistico. Aspas, então, o problema, diz Gramsci, a ser posto, me parece, deve ser o seguinte: no campo internacional, quer dizer, isso significa praticamente duas coisas. No campo daquele grupo de estados capitalistas, que são a pedra angular do sistema burguês, e no campo 2, no campo daqueles estados que representam a periferia do mundo capitalista. Questa correlazione fra centro e periferia capitalistica non è presente in questi termini nel dibattito dell'internazionale comunista, anche se vi si incontra abbastanza comunemente il riferimento ai paesi capitalistici più sviluppati e anche se la teoria leniniana dello sviluppo ineguale, correlato alla fase monopolistica del capitalismo e imperialismo, è parte del dibattito e dello scontro politico nel partito russo
a proposito della non simultaneità delle rivoluzioni socialiste e della possibilità di costruire il socialismo in un paese solo. Questa correlazione entre centro e periferia capitalista non sta presente nel sistema, nel dibattito internazionale comunista, ainda che si incontri, che haja bastante riferimento aos paesi capitalistas mais desenvolvidos, e embora a teoria leninista do desenvolvimento desigual, correlato a fase monopolista do capitalismo imperialismo, do capitalismo imperialista, seja parte do debate e do choque político no Partido Russo, a propósito da não simultaneidade das revoluções socialistas e da possibilidade de construir o socialismo em um só país. Ma la mappa del mondo tracciata dal Comintern non si sofferma su una relazione tipo centro-periferia, mentre disegna una relazione nord-sud come imperialismo-antiimperialismo, con la proposta del fronte unico antiimperialista. Sì, ma il mappa del mondo delineato qui volta internazionale comunista non si detém sobre relação tipo centro-periferia, mas desenha uma relação norte-sul com o imperialismo, anti-imperialismo, com a proposta da frente única anti-imperialista. Interviene un altro elemento rilevantissimo che è in piena sintonia con l'impostazione marxista e forse con il rischio di una generalizzazione eccessiva, di cui nella consapevolezza di tracciare un quadro affatto nuovo nell'ambito del pensiero internazionale comunista si scusa premettendo che si tratta ancora di note provvisorie, individua un nesso strettissimo e cogente tra livello di sviluppo capitalistico, la marxiana struttura economico-sociale, e forma e tipo di Stato, di organizzazione del potere delle classi dominanti. E qui entra un altro elemento molto importante, in totale sintonia con l'impostazione marxista e talvez con il rischio di una generalizzazione eccessiva in relazione al qual rischio Gramsci consciente di stare tracciando un quadro totalmente nuovo no ambito del pensamento internazionale comunista, si disculpa con la premessa di che si tratta ainda di notas provvisorie e localizza un nexo molto stretto entre il livello di sviluppo capitalista, la marxiana struttura economico-sociale, e forma e tipo di Stato di organizzazione del potere delle classi dominanti. Scrive Gramsci, provo a leggerlo in portoghese, nos países de capitalismo avanzato, la classe dominante costruire servas políticas e organizativas che não possuia, por exemplo, na Rússia. Isto significa também que crises econômicas gravíssimas não tem imediata repercussão no campo político. A política está sempre em atraso, em grande atraso, sobre a economia. O aparelho estatal é muito mais resistente do que se acredita frequentemente e nos momentos de crise conseguem organizar forças fiéis ao regime em uma medida maior que a profundidade da crise poderia dar a suporte. Isso se refere especialmente aos estados capitalistas mais importantes. Scusatevi a leitura in spagnolo, in portoghese in questo modo, ma risparmiamo tempo. È anticipata qui la riflessione dei quaderni del carcere sul potere e l'egemonia borghese, sulla resistenza della società civile, che nella realtà effettuale si identifica nello Stato, scrive Gramsci, una nota dei quaderni.
e quindi anche una strategia di guerra di posizione per conquistare tutte le fortezze e casematte del potere borghese. Qui Gramsci non ricorre alla categoria elaborata nei quaderni del carcere di società civile, ma in qualche modo vi è qui un'anticipazione in luce. Gramsci infatti non parla solo della forza e resistenza dell'apparato statale, ma anche di riserve politiche e organizzative della classe dominante.